Nessun dubbio sulla priorità dell'opera ponte sullo Stretto di Messina, sulla tecnologia che è stata scelta e di tutte le connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, ovviamente in un'ottica di interesse nazionale, internazionale. Comunque i primi cinque ponti al mondo di questa tipologia per lunghezze vengono dalle zone sismiche particolarmente note, quindi non solo la Turchia, ma il Giappone e la Cina. Se poi è proprio questa difficoltà che ne rappresenta uno dei motivi principali per realizzare l'opera. Quindi dico solo che mi viene in questo momento di sottolineare che se avessero pensato diversamente i geni dell'architettura romana che hanno realizzato circa nel 100 d.C. il Pantheon, che risulta avere un diametro di qua quasi 44 metri come diametro interno e rimane la cupola più grande in calcestruzzo non armata al mondo, non l'avrebbero mai realizzata. La valutazione, diciamo, socio-economica, l'opportunità di realizzare il ponte, ovviamente abbiamo messo a confronto i pro e i contro. I pro hanno avuto, diciamo, la meglio sugli svantaggi. Cioè, il progetto esistente è assolutamente fattibile, non presenta, a mio giudizio, nessun rischio dal punto di vista sismico, perché si può progettare in modo tale che lavori sempre in fase elastica, quindi non presenta problemi. Possiamo quindi stimare che una riduzione prudenziale di circa 200 voli giornalieri da e per la Sicilia, con una media di 88 passeggeri per volo e una lunghezza media della tratta di 1000 km, consentirebbe la riduzione di circa 5000 tonnellate di CO2 al giorno di emissioni in atmosfera. In conclusione, la prevista realizzazione delle infrastrutture di collegamento stabile sullo stretto avrebbe molteplici ricadute positive sull'intero sistema dei trasporti italiano ed europeo, tendo di efficientare l'intero complesso sistema della mobilità, rendendo competitive anche infrastrutture oggi sottoutilizzate o incomplete, promuovendone l'efficacia e il loro risanamento a beneficio dell'intera economia della nazione.